No, non mi rispondere. Non sei interessato allo spettacolo? So che Octavia ama la musica, ma una gita a un concerto di musica classica non coincide con la mia idea di divertimento. Ritiro tutto. Quando ho saputo di dover organizzare una gita, ho pensato subito di portarvi al mio laboratorio. Non esiste gita migliore del passaggio in un campo quantico. Mi sto riferendo a un viaggio nel tempo. Sto lavorando a un dispositivo per il trasporto temporale. Una sedia? Tre, quattro, cinque. Congratulazioni, adesso sei 5 secondi nel futuro. Lo vedi, siamo già tutti dei viaggiatori temporali. A chi tocca? E ora che si fa? In realtà non avevo pensato a cosa fare dopo. Pony e altri studenti, benvenuti alla più grande e più formidabile gita che abbiate mai fatto! Dove vai, Yona e amici? Sono felice che tu l'abbia chiesto, perché oggi noi non faremo un'antiquata, normale e noiosa gita di quelle dove si va da qualche parte. Allora, noi no gita. Au contraire, avrei potuto portarvi al quartiere delle rane, ma non è necessario lasciare la comodità della classe per la nostra gita scolastica. Io posso portare la gita da noi. Una perfetta piccola parte di quartiere a scuola. Credo solo di non aver considerato la possibilità della presenza di un alveare di api flash. Volevo far vivere loro un'esperienza di gita eccezionale, cosa che ho fatto, ammettilo. Ah, di questo parliamo dopo. Starlight? Ela? Sono, andate via? Certo. Bene, lavoro di squadra, giusto? Hai voglia di scherzare? Non so in che squadra tu sia, ma non nella mia. È stato un disastro, è stato pericoloso. Credo che le parole che stai cercando siano grande e formidabile. Non è stato neanche accettabile. Sei passata dal non prenderla seriamente a esagerare le cose a tal punto da perdere il controllo e mettere tutti gli studenti in pericolo. Volevo così tanto lavorare con un'amica da ignorare il fatto che tu non sarai mai adatta all'incarico. Sono un po' confusa. Cosa stai dicendo? Sto dicendo che non sarai mai la vice direttrice! Ma pensavo che avessi creato la carica per me! Come ti viene in mente? Ho creato la carica perché ho bisogno d'aiuto, ma non riesco proprio a pensare a come tu potresti mai aiutarmi! Le amiche sono state d'aiuto a Twilight! No, questo perché le amiche di Twilight sono capaci, danno importanza a quello che fanno e sono in grado di farlo! Bene, allora credo che non le ruberò altro tempo, direttrice Stone.